If somebody has some question to do, please, you can do it. I have a question. Ho due domande io. Volevo chiedere qual è, secondo Gurudeva, la definizione di Seva, cioè che cos'è il Seva, che cos'è Bhajana Kriya. Ok, grazie Karuna. Adesso traduco per Gurudev. Karuna Sagar is asking if you want to say how and what does it mean Seva and what does it mean Bhajana Kriya for us. Only you want to know about the words meaning or what? Tu chiede Gurudev, Karuna Sagar, vuoi avere un'informazione sul significato della parola o cosa? Se può dirmi liberamente proprio che cos'è il Seva secondo lui, cioè se può spiegare che cos'è il Seva secondo lui. Cioè, non solo cioè, il significato lo so che vuol dire servire, certo, però una spiegazione, ecco, sul perché è importante fare Seva. Una spiegazione più ad ampio raggio, ecco, su che cos'è il Seva, più approfondita. Ok, so Gurudev, Karuna Sagar say he knows what does it mean, that Seva is mean service, but if you want to say something more about what is Seva in our spiritual tradition, spiritual path. First, you have to know Bhajan Kriya. Quindi innanzitutto bisogna conoscere Bhajan Kriya. Bhajan is remembering something. Bhajan vuol dire ricordare qualcosa. Maybe it should be name. Potrebbe essere, dovrebbe essere il nome. It should chanting. Si dovrebbe cantare. Yeah. It should be thinking. Dovrebbe essere pensare. Anything repeating is bhajan. Qualsiasi cosa che si faccia ripetendola è bhajan. On and on I repeat is bhajan. Ripetere ancora e ancora, questo è bhajan. And kriya means action. E kriya vuol dire azione. My bhajan cannot be result oriented, not result coming, because my bhajan I do chanting mantra. Quindi il mio bhajan può non avere un risultato, but I am thinking something else. Perché quando canto sto pensando a qualcos'altro. Bhajan I am doing, but kriya is the out of bhajan. Quindi bhajan, e quindi la ripetizione del nome, sto facendo questa cosa, ma kriya è all'esterno, non è interna. In questo caso non si ottiene il risultato. Chanting bhajan, thinking something else. Quindi cantare, fare bhajan, ma nello stesso tempo pensare a qualcos'altro. So bhajan is okay, but kriya is not happening. Thinking out of bhajan. Quindi bhajan è ok, ma kriya è non sta funzionando perché il pensiero è fuori, è esterno al bhajan in questo caso. My question, this is bhajan or not bhajan? La mia domanda è: questo è bhajan o non è bhajan, quello che ha appena detto Gurudev? This is
trying to do, but it's not happening. Questo è cercare di fare, ma non sta ancora succedendo il Bhajan Kriya. And then no result is coming in my life. E quindi non arrivano risultati nella mia vita. Claro? Chiaro? But I feel that sometimes, even if I chant without remembering correctly, but maybe while chanting I am thinking to something else, it's even working. I mean, I feel some benefit even when I do like this. But, yes. 5% working. Yeah, 0.5%, but it can work 100%. Ok, quindi traduco dall'inglese all'italiano. Karuna Sagar dice che comunque sia lui, se non sbaglio, correggimi, percepisce che anche fare questa forma di bhajan ripetitivo comunque ha dei benefici, no? Gli senti, no? E quindi Gurudev ha detto che comunque questo è praticare un bhajan in forma non completa, ecco. Quando diciamo canto ma distrattamente comunque sento dei benefici, però sì, Gurudev ha detto che questo è solo una minima parte, il vero Bhajana Kriya sarebbe appunto ricordare durante il canto e si aumenta la percentuale del Bhajan. Not the Nama Bhasi. Ecco, se non succede il Bhajan Kriya, quindi vuol dire che Nama Bhasi sta succedendo, no? Stiamo facendo Namabhasi is offenses to the name. Some slight benefit. Ok, in questo caso quindi i benefici della ripetizione del mantra sono molto molto piccoli. Seva. Seva means service. Without relation, without love, without feeling, there is no service. Quindi servizio, perché il servizio esista. Love. E non è possibile se non c'è amore e non c'è relazione. Without feeling, e se non ci sono sentimenti. There is no service. In quel caso non c'è vero servizio devozionale. One mother. Una madre. One daughter. Una figlia. One father. Un padre. One daughter. Che ha una figlia, per esempio. He loves baby. Lui ama sua figlia. She feels and she wants to live in the relation and try to do selfless service. Quindi in quel caso ci sono sentimenti e la volontà di vivere nella relazione e in quel caso il servizio è non è finalizzato a un vantaggio personale, è disinteressato. If you say mother and father, you are doing useless service, they will not care you. When they will become 18 years, why you do? Quindi se nel caso in cui non ci sia questo tipo di relazione, quindi dice Gurudev, se ho capito bene, una volta arrivati poi alla maggiore età, perché farlo? But mother and father has so much love and feeling, automatic this happening. Quindi
normalmente invece i genitori, madre e padre, hanno così tanti sentimenti che questa cosa non ha bisogno di qualcosa esterno, ma succede automaticamente, no? Bene, quando il figlio è adulto. Sì, non c'è bisogno di nessuna regola, di nessuno sforzo, avviene per puro amore, per automaticamente. So, anyone who is not related with his istide. Per qualsiasi persona che non sia in relazione con la propria istade, he not do service. Lui non fa servizio. By pressure he works. Ma lavora solo sotto pressione. If he not love his Gurudeva, surrender to them, se non he never has the feeling and feelings for him and he not do service. Quindi se non se il devoto non ama il proprio Gurudeva e non si sottopone, arrende lui, non si può essere. Non ho capito l'ultima frase. Se non si arrende a lui, quindi Gurudev diceva: se il discepolo non ama il proprio guru e non si arrende a lui, non ci può essere vero servizio devozionale. And if I don't believe in guru, I will never believe in yesterday and I will never believe in my soul. It's the best. Quindi Gurudev dice, questo è un discorso basico, che praticamente se uno non crede nel guru, se io non credo nel guru, non posso neanche credere nella mia istadev. Chiaro? I will not believe in the word. Non crederò nelle sue parole. So it cannot possible to serve. Quindi non è possibile servire finché non c'è una relazione di amore e di arresa al guru. Claro. Va bene, è chiaro? Qualcuno ha un'altra domanda da fare? Io volevo chiedere un'altra cosa. Se è possibile, dice Gurudev, qualcuno dare la possibilità a qualche altro devoto di fare una domanda. Everyone has to ask. Sì, così tutti hanno modo di fare una domanda, dice Gurudev. You can ask personally, call and give back. Ok, Karuna, tu puoi farla in modo personale, anzi, dice, puoi chiamarlo, scrivergli se hai più domande. Era solo un continuo della domanda precedente, però vabbè, se Gurudev dice così non fa niente. Era okay. Solo per continuare l'argomento che volevo. Mi era venuta in mente un'altra cosa, vabbè. Ok, if somebody else is speaking to ask something. Hello. Yes? Volevo chiedere a Gurudeva se c'è un verso del Radharasa Sudanidhi. Se lui vuole, se non ci sono altre domande, se lui poteva commentare questo verso del Radharasa Sudanidhi, numero 136. So Madhurya Radha say, if you like and nobody has other question, to she want to read to you verse 136 from Radharasa Sudanidhi. First ask a question. There is a question I can answer. Mm-hmm. If not, then she can. Ok, quindi se nessuno ha altre domande che lui preferirebbe, mi sembra di capire, allora lei può leggere.
if you nobody has any other question, we start to read something. But should be allora, se preferisce sì, le domande, se preferisce fare domande, Gurudeva, mi invento qualcosa io. Chiedigli a proposito di Pratista, se si, perché io ho letto in diversi posti, insomma, che Pratista, una delle più alte forme di Pratista è quella di voler prendere la posizione del maestro, di prendere la posizione del guru, no? E se lui può commentare questa cosa, insomma. Ok, per tradurre meglio io, mi dici Pratista cosa vuol dire? Adorazione, distinzione e profitto. Ok. So, desiderio di adorazione, desiderio di essere adorati, di avere un guadagno, puja sarebbe essere glorificati, essere onorati, essere apprezzati. Sì, ok, chiarissimo. Allora, so Ramananda Roy is asking about Pratista, that he read in some book that the higher possibility to do Pratista, to be in Pratista, is that somebody who wants to be in the position of the guru. Giusto, Baba? Sì, penso che hai tradotto bene. Ok, perché scusate, ma sul dare sì, bravo io non. Quando il guru è ancora presente. Ok, so Ramananda Roy say that one of the highest way to do Pratista is to try to become guru or to feel guru even when. Io non sento nulla, boh. Si è bloccato tutto per un attimo. Forse è andata via la linea, è caduta la linea, Gurudev. C'è nessuno? Rade, Rade, sentite? Adesso sì. Ok, scusate, ma c'è problemi a internet in questi giorni. Quindi Gurudev stava iniziando a rispondere. Diceva Ramananda Roy che in realtà quello che hai detto è giusto. Lava Puglia Pratista. This is Sutra Vista. This love. Only to benefit for us.
puja means somebody come and respect me. And third is pratistha. When the ego bodily identification comes, then we think that I am the best. Okay. Other are not good. Ok, quindi Gurudev stava spiegando le tre, queste tre caratteristiche, che la prima è quella di ricevere amore, se non ho capito male, considerazione degli altri, e puja di essere quindi adorati, e pratista di sentirsi che si è nella posizione più alta. So these all three are like a sukar, means a pig shit. This we have to understand. This is parallel to pig shit, shit of the pig. Quindi queste tre cose dobbiamo capire che sono paragonate a lo sterco, la cacca del maiale. The false ego to be something myself is the ego, and this is not good thing for a spiritual life. Quindi il falso ego, cioè l'identificarsi, il credere che io sono qualcuno, questa è una cosa negativa per la vita spirituale. And Ramananda is telling very right thing. Till the Gurudev is present, we don't think to be a guru. Quindi Ramananda Roy dice una cosa molto corretta, che finché il guru, il nostro Gurudev è presente nel corpo materiale, noi nessuno deve pensare io sono guru. But I will little add in this. Però farò un'aggiunta, dirò qualcosa in più in questo senso. Even the guru is left to us. Anche quando il guru ci ha lasciati, ha lasciato il corpo materiale. And if you become like a student of your guru, se tu diventi come lo studente del tuo guru, and you want to keep the shelter all the time to your guru, e tu vuoi mantenere il rifugio ad ogni momento nel tuo guru, and start living in the only mercy of your guru, every step he cares, and every moment he guides. Iniziare a vivere ad ogni momento sotto la misericordia del tuo guru, è lui che si occupa di farti andare avanti ad ogni passo, ad ogni gradino, insomma, del percorso. And this is the beauty of the faith. Questo è il bello della fede. There are four words I like. One time I am traveling in America and I see one church. Quindi ci sono quattro parole che mi piacciono. Gurudev racconta che una volta mentre viaggiava in America ha visto una chiesa. First word was faith. La prima parola che ha visto è stata fede. What is very difficult to get. Che è una cosa difficile da ottenere. The moment we receive mercy only because of the faith. Quindi il momento in cui riceviamo misericordia è solo per causa di avere avuto e di avere fede. What? The moment you have faith, you will come. You will believe and you have faith to something. Even to the stone, you believe that he is my Ishtadev, he will become your Ishtadev. Quindi la fede è così importante che nel momento in cui tu riesci a credere in qualcosa, persino una pietra, se tu credi che lei sia la tua Ishtadev, può diventare la tua Ishtadev. Example, Govardhan. Per esempio è Govardhan. Example, Sivalingam.
o Shiva Lingam, un altro esempio. So it all depend upon faith. If you believe he is my Gopal, he will become your Gopal. Quindi tutto dipende dalla fede. Se tu credi che quello è il tuo Gopal, allora diventerà il tuo Gopal. He will become strong for others, but in your love he will play with you. Quindi per gli altri sarà una pietra, ma per te, ai tuoi occhi, sarà il tuo Gopal e giocherà con te. It's all because of the faith. E questo è tutto per causa della fede. And this is a spiritual word, so any religion can use it. Quindi questo è del mondo spirituale e tutte le religioni possono usare ciò. Every place you will see the faith first. In tutti i posti tu vedrai al primo posto la fede. The moment faith comes, hope starts. Quindi nel momento in cui arriva la fede inizia anche la speranza. Right or not? È vero? And who has no faith? E chi non ha fede? They are hopeless. Sono persone senza speranza. Their life is, you cannot believe how they're suffering for nothing. La loro vita è tale che non puoi credere a quanta sofferenza hanno per nulla, senza, per niente, insomma, per niente. Why suffering? Because no faith is there. E perché soffrono? Perché non c'è fede. And then hope is there. Love has automatic will come. E quindi quando c'è fede, automaticamente poi c'è speranza. The nature of hope who gives love in my life. Ecco, mi correggo. Quindi quando c'è la speranza, poi automaticamente arriva l'amore. Che nella natura della speranza c'è proprio il fatto di portare con sé l'amore. And hope give love. And love give God. La speranza porta amore e l'amore porta a Dio. Without love, how you can see to the yesterday, you will not believe it. Love makes you to develop feeling, love develop relation, and start living with this earth, in this feeling and love. Quindi, senza amore, come farai a vedere la tua istadev? Non ci crederai. È l'amore che fa sviluppare sentimenti, che porta alla relazione e che ci può portare alla istadev. It was, it will be, and it is, it will be. Questo è quello che si dice Sanatan, che è stato, è e sarà. So the Gurudev is my navigator. Gurudev è il mio navigator, il mio navigatore. And if I want to become navigator, e se voglio diventare a mia volta navigatore, I'm ready to drink the poison. Quindi sii pronto a bere il veleno. Poison, very, very heavy poison
Shiva is drinking from the ocean, and Guru has to take many problems and many difficulties of disciples. That is the point. Quindi, per esempio, Shiva ha dovuto bere un grande veleno dall'oceano, e il guru ugualmente deve prendere e farsi carico di tanti problemi dei suoi discepoli. It's better to be a disciple in the shelter of the spiritual. Quindi è meglio essere un discepolo che prende rifugio nel maestro spirituale. Then what happened? He talks and he gives inspiration to me to share with him. Quindi in quel caso cosa succede? È lui, è il maestro spirituale che dà l'ispirazione al discepolo nelle sue azioni. Yeah. More question. I don't like without coming to the picture. It's better to go out. I don't like to see like this. Please, the don't word. Come. Stop. Move from my class. I don't want to stay in the and keep your picture on. No. Sorry, I don't like. Then I will not give class. Per favore, tutti i devoti che partecipano di aprire la telecamera. If you don't want to be personal, not come to my class. Aprite la telecamera, perché Gurudev dice se no è una cosa impersonale. I don't like this impersonal thing. Se queste cose impersonali non gli piacciono. Keshav, also please open your cam. Leave my class. Otherwise, leave. I don't like this nonsense. Okay, now everybody is with the camera. So, Baba Ramananda, la risposta di Gurudev andava bene, volevi chiedere qualcos'altro o passiamo alla prossima? No, andava bene, ma io, perché non c'erano altri a fare domande, mi è venuta in mente lì per lì. Speriamo. Grazie. Che c'è qualcuno che ha altre domande. Okay, if somebody has also maybe some devotee who is like, c'è qualcuno anche che è un po' nuovo, diciamo, in questi incontri, no? Se qualcuno vuole fare delle domande, Gurudev è felice di ascoltare le domande dei devoti, insomma. Chiedo scusa, volevo chiedere a proposito delle risposte che sono state date. Ma sì. Responsabilità del maestro spirituale nel senso che prende il karma dei discepoli. Ok, quindi. E poi anche sul discorso della fede, se potesse approfondire, cioè come aumentare questa propria. Raggiungere la fede e soprattutto poi aumentarla in modo da qualificarsi, insomma. Va bene, grazie Prabhu. Se ho capito bene, la prima domanda è se il fatto che la responsabilità del guru verso i discepoli comporta il fatto che lui si prenda il karma dei discepoli. Questa è la domanda. Sì. So, first question from Prema Vani Das from Italy is about that responsibility that guru has toward the disciple, that he's asking, that means that the guru takes the karma of the disciple? Guru. Like a father. Guru is like a friend.
Quindi Gurudev dice Guru Mata, quindi Guru è come, come la madre, Guru Pita, Guru è come il padre. Every relation we can feel with the spiritual master. Noi possiamo sentire qualsiasi tipo di relazione con il maestro spirituale. Because he is spiritual. Perché è spirituale. He is living in his soul consciousness. Perché il guru, essendo spirituale, vive nella coscienza dell'anima. And he sees the soul in his disciples also. E lui, il guru, vede l'anima nei suoi discepoli. That's a spiritual master. Questo è colui che chiamiamo maestro spirituale. And this way, Prabhupada is saying, bona fide spiritual master. In questo senso, Prabhupada dice quel maestro spirituale qualificato. Bona fide in italiano sarebbe devoti? Buona fede. No, si intende autentico, no? Reale, vero? Autentico. Yes. Autentico. Yeah. 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 Grazie. Why bona fide? Because he is living in a spiritual consciousness. E quindi autentico perché lui vive nella coscienza spirituale. And the word is this Krishna Tattvaveta. What is Krishna Tattva? Cos'è il Krishna Tattva? Sei Guru Ha. Means what is the meaning of Krishna Tattva? Qual è il significato del Krishna Tattva? To know Krishna, right? Conoscere Krishna, vero? How to know Krishna? If I know only outside Krishna, I don't understand that Krishna Allah also is there. Ok, quindi come posso conoscere Krishna? Se lo conosco solo esternamente, come posso sapere che anche la potenza interna di Krishna è presente dentro di lui, la potenza di piacere? Krishna Allah is Alladini Shakti. I don't know. Quindi la Dini Shakti che è dentro Krishna non la conosco se lo vedo solo da fuori. So I know the half of the Krishna. I don't say that I know Krishna. Quindi conosco solo la metà di Krishna e non posso dire che conosco Krishna. You see the Bhagavad Gita 10:15. Per esempio nella Bhagavad Gita 10:15. 10:15. Krishna cannot understand himself without his Alladini. Quindi lì è detto che Krishna non può comprendere nemmeno se stesso senza la Dini Shakti, quindi senza la potenza di piacere. Krishna cannot understand. How I will understand, bhai? Se Krishna stesso non si può comprendere, come posso comprenderlo io? To understand Krishna. For Krishna, he needs her pleasure-giving potency to understand Krishna himself. Krishna, lui stesso ha bisogno della potenza di piacere, la Dini Shakti, per comprendere se stesso. This is not my word, Prabhupada's word. E Gurudev dice queste non sono le mie parole, ma le parole di Prabhupada del verso 10:15 della Bhagavad Gita. This is Krishna Tattva. Questo è Krishna Tattva. Understand? Si capisce? Sì, direi.
ask questions. Time is short. Ok, se abbiamo ancora poco tempo, dice Gurudev, potete chiedere qualche domanda. So, Madhuri Priya? Emptiness makes proud to us. Quindi Gurudev continua dicendo, essere vuoti ci fa diventare orgogliosi di noi stessi. When some tree is full of fruit, if he is by the load of the fruit, he become humble, he become down, touching to the floor. That is humble. Quindi Gurudev dice, quando per esempio un albero è carico di frutti, lui diventa umile, perché il peso di questi frutti fanno che i rami scendano verso terra. Ego is the nature of emptiness. Al contrario, l'ego, la natura dell'ego è l'essere vuoti, al contrario dell'albero and che è pieno di frutti. Humbleness is the nature of full of fruits, of results. La natura dell'umiltà è quella di essere piena di frutti, full of realization, piena di realizzazioni. That is Guru Kripa. E questo è avere la Guru Kripa, la misericordia del Guru. Why is recommended that touch the feet? Touch feet. Perché viene raccomandato, consigliato di toccare i piedi? Meditate in the feet. Di meditare sui piedi. Because all energy is flowing from the feet. This is the humbleness. Quindi meditare sui piedi di loto del Guru è perché tutta la sua energia fluisce attraverso i suoi piedi di loto. E questa è umiltà. Why I go in details? That it become my subject. I no need to, again, to understand this. It's very important subject. Quindi questo è un argomento molto importante, per quello Gurudev dice che entra nei dettagli. Sta entrando nei dettagli perché è un argomento importante che deve essere chiaro. Is not a philosophy. If you want to realize this is your subject, if you listen really and take it, life can change. Quindi, se noi ascoltiamo queste parole e le facciamo nostre, veramente, la nostra vita può cambiare. In our life, if we want to practice a spiritual life, we need only three things.
Quindi nella nostra vita, se vogliamo praticare la vita spirituale, abbiamo bisogno solo di tre cose. One is address, where to go. Quindi una è l'indirizzo, la direzione dove voglio andare. Second is navigator. La seconda cosa è avere un navigatore. And third, we have to drive to reach there with right navigation. E quindi la terza cosa è che noi dobbiamo guidare in maniera corretta per raggiungere il nostro, la nostra destinazione. But I have to drive, you have to drive to reach there. Però tu devi guidare per raggiungere l'obiettivo. Tre cose. This is the spiritual life. Quindi queste tre cose sono la vita spirituale: avere un obiettivo, un navigatore e guidare in maniera corretta seguendo il navigatore per raggiungere l'obiettivo. If I have no address. Se non ho un obiettivo, un indirizzo. Address means is today. L'indirizzo è, qual è il significato? È lì Stadeva. No navigator, no Gurudev. Quindi se non ho un indirizzo da raggiungere, non c'è bisogno del navigatore, del guru. And one driver who wants to drive, you want to drive, you have to know your relation with the Ishtadeva. Certo, e quindi se una persona che vuole guidare, se tu vuoi guidare, per guidare c'è bisogno di conoscere la relazione con la Ishtadeva. That's the Prabhupada in page 4. Questo è ciò che dice Prabhupada nella pagina 4 dell'introduzione della Bhagavad Gita. By devotional practice, you know yourself, your sarup means you. Sarup is you. Sarup, my sarup is I, not my flesh. It's a plastic body. It will go to the graveyard of fire. Not I am this. My sarup is my. That is I. Ok, quindi attraverso la pratica devozionale posso conoscere la mia svarupa. E la mia svarupa sono io. Io sono la mia identità spirituale eterna, non è il mio corpo, questo corpo fatto di carne. My relation with my Ishtadeva, my lover. E quindi la relazione con la mia Ishtadeva, con la mia amata Devi. I'm a mother, I'm a father, I'm a friend, I'm a lover. Quindi la relazione che può essere di madre, di padre, di amico, di amante. It's all depend upon the faith. Tutto ciò dipende dalla fede. E quindi dalla speranza. This is a spiritual life. Questa è la vita spirituale. Out of this is a religious life. Fuori da ciò c'è la vita religiosa. What you like? Cosa ti piace? I like a spiritual life, somebody like religious life. A me piace, dice Gurudev, la vita spirituale, a qualcun altro piace la vita religiosa. Spiritual life, one problem is this.
nella vita spirituale c'è un problema. 24/7 you have to be busy. Che tu sei, devi essere impegnato nel tuo servizio 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana. And in religious life, only 1-2 hours, if you can give time, it can work. Mentre nella vita religiosa, tu puoi dedicare anche solo 1-2 ore al giorno e questo funziona, è sufficiente. How much you have a time? Quanto tempo hai? How much you want to do time? Quanto tempo vuoi dare? Quello dipende da te. More one. Qualcun altro vuole chiedere? One of my disciples from the Lambri. She asked, in ashram is very good in Vrindavan to do it. I'm going to Switzerland. Is a Maya Nagari, how to do there? Quindi una discepola di Gurudev, Nilambari, gli ha detto che gli diceva Gurudev come posso fare qua a Vrindavan è tutto così diciamo propizio per la vita spirituale, poi quando torno in Svizzera e sono in Maya, nell'illusione, l'ambiente, come posso fare? I have a husband, I have a job, I have my child. How I can do this? Quindi io ho un marito di cui occuparmi, un figlio, un lavoro. Come posso fare una vita spirituale? I have to work 8 hours. If I no work, how money will come? How I will take care? Devo lavorare 8 ore al giorno e se non lavoro. Non ho soldi, quindi come posso fare? I have a child, small child, I have to give time to him. Ho un bimbo piccolo e devo dedicargli my tempo. Husband, mio marito pure. I have to do time. Well, I will think. Quando avrò tempo per da dedicare alla vita spirituale? I say, what is happening in ashram? Vrindavan, what is happening? Quindi io, Gurudev dice, ho detto a Nilambari, perché cosa succede qua nell'ashram? What happened? Is a cleaning? Cleaning, everyone is cleaning. Right or not? Qui nell'ashram cosa succede? Gurudev dice qua sono tutti impegnati a pulire. Garden. Il giardiniere. Garden. Si occupa del giardino. The cow, they are taking cow care. Nella goshala c'è chi si prende cura delle mucche. There is kitchen, the cooking there. Nella cucina c'è chi si occupa della cucina. Pujari is taking temple care. Il pujari si prende cura del tempio. Right. Everyone is doing service, right? Ognuno different. Ognuno è impegnato in un servizio. Shama is making construction, Sridhar construction. Vabbè, dice Shamal e Siddhar sono impegnati in fare opere edili qua al tempio. Right or not?
Yes. What they do. But the reason is this, in ashram is all working for Radha. Ma il motivo per cui tutti nell'ashram lavorano è Radha Mohan. Right or not? È giusto? So why I suggest to her, why not you do in Switzerland? Quindi io gli ho suggerito, perché a Nilambari, perché non puoi farlo anche in Svizzera? You clean your flat. Puoi pulire il tuo appartamento. And your Radha Mohan is there or not? She said yes. So what you cleaning? Radha Mohan temple cleaning. Quindi anche in... Not your flat, not this house, is a Radha Mohan temple. Right or not? One person is cleaning, one job doing. You cleaning whole temple of Radha by cleaning your flat. Quindi Gurudev dice, tu stai pulendo il tempio di Radha Mohan quando pulisci casa tua anche in Svizzera, perché Radha Mohan non è lì, certo che è lì. Le altre persone quando puliscono il loro pavimento stanno solo facendo quello. Noi abbiamo la possibilità di pulire il tempio di Radha Mohan mentre facciamo questa azione. I say, how do you get your husband? Quindi gli ho chiesto, come hai trovato tuo marito? In Vrindavan, Radha Mohan gave me. E lei ha risposto, me l'ha dato Radha Mohan a Vrindavan. L'ho conosciuto a Vrindavan grazie a Radha Mohan. So I said, this is your responsibility or not? When Radha Mohan gave you, will take care or not? Quindi Gurudev gli ha chiesto, quindi visto che Radha Mohan ti ha dato tuo marito, te ne prenderai cura o no? You know Nitai, Nimai, that he is your son, he come to you, who give you? Quindi tu vedi tuo figlio Nimai che è venuto a te e chi te l'ha dato? Radha Mohan give you, you have to care or not? Te l'ha dato Radha Mohan, quindi te ne prenderai cura o no? Te ne prendi cura o no? You are doing the service of Radha Mohan by caring to them. Tu stai servendo Radha Mohan mentre tu ti prendi cura di loro. You have to cook for them. That is cooking in the prasadam hall there. You decorate Radha Mohan or not there. Singar doing or not. You are doing in the temple. You do many job at your one person. Here many are doing, you alone doing. Quindi tu, prendendoti cura, per esempio, di tuo figlio che te l'ha dato Radha Mohan, tu nello stesso tempo stai prendendoti cura di Radha Mohan, come qua nel tempio tante persone si occupano del tempio, tu lo stai facendo da sola a casa tua in Svizzera. Your love, your care, always thinking in the mind to Radha Mohan, I do for Radha Mohan. Quindi, this is the service. Quindi il fatto che tu ti prenda cura il tuo amore, se tu sempre hai nei tuoi pensieri, nella tua mente Radha Mohan, questo è servizio devozionale. Where my mind goes and my body goes. Dove va la mia mente, va il mio corpo. Right or not? È così o no? Where your mind will go, you have to go. Your senses, body, all will go there. Dove la mia mente va, poi di conseguenza andranno i miei sensi, il mio corpo. Your mind has to fix with your Radha Mohan,
with all services what he gives to you. Quindi la tua mente deve essere fissa in Radha Mohan e in tutti i vari tipi di servizio devozionale che Radha Mohan ti danno. That is devotion. E questa è devozione. Not so, you cannot show to others, but this is your spiritual development if it can come like this. Quindi questa non è uno show, non è una cosa che tu mostri agli altri, però internamente succede e attraverso questa pratica si avanza nella vita spirituale. One is that by the bhakti I show to others to identify myself. Quindi una cosa è lo show, lo spettacolo esterno che si può fare nella Vai di Bhakti, che uno lo fa per identificare se stesso. Good, not bad. Che dice va bene, non è una cosa negativa. Best is this Rag Bhakti. I really love my Radha Mohan and where I am fixed in his service with all circumstances. Quindi, però, meglio di questa pratica Vaidi è la Raga Bhakti, in cui io in 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, pratico internamente il servizio devozionale. Because of love I do. E lo sto facendo per amore. Nobody press me. I cannot leave without doing. Nessuno mi obbliga a fare ciò, però sono io che non posso vivere più senza stare nel servizio devozionale. Then she asks about job. I have to work 8 hours. Quindi lei gli ha chiesto a Gurudev, Gurudev, io devo lavorare 8 ore al giorno. Why you work? I ask. E Gurudev gli ha chiesto perché lavori. For money I got the 6,000 Swiss francs. Quindi per Gurudev la risposta è stata che lavoro in Ilambari per lo stipendio per prendere 6,000 franchi svizzeri al mese, che non è poco. I say, you need money to serve Radha Mohan or not? Quindi Gurudev gli ha chiesto, Nilambari le ha chiesto, hai bisogno di soldi o no per poter servire Radha Mohan? He said, yes, I want money for service. E lei ha risposto, sì, io voglio avere questi soldi per usare lì nel servizio. So why you working? For Radha Mohan service. Quindi perché la stai lavorando per il servizio a Radha Mohan? So all your work, what you are doing, it can be changed in the service. Quindi tutto ciò, questo lavoro che stai facendo, può essere cambiato nel momento in cui lo fai con la coscienza del servizio devozionale. The center point when A one is there, you put the zero. No problem, but one has to be first. Quindi prima di tutto ci deve essere il punto centrale, per esempio l'uno, e dopo puoi mettere tanti zeri. Però prima ci deve essere l'uno. And we want to we put zero first, then one after. E invece noi di solito cosa facciamo nella vita materiale? Prima mettiamo tanti zeri e solo alla fine mettiamo un 1. Then what happened? I 10 0 and 1. What happened? E quindi se metto 10 0 e poi un 1 cosa succede? And if you put 1 then 0, what will happen? Invece se metto prima un 1 e poi 10 zeri, cosa succede? The person who suffer only put the 0 and 1 after. La persona che soffre
l'unica cosa che fa è mettere tanti zeri prima e poi solo alla fine un 1. Elia? Chiaro? Sorry. Little crazy, sorry. I do different type of thing. I don't give any philosophy, sastra, Vedic example. Gurudev si scusa, dice che di scusarlo perché non sta facendo filosofia, non sta citando degli shastra o delle cose dei Veda. Because I'm a murkha, I'm a useless, useless, foolish. Sì, perché Gurudev dice che di essere una persona inutile. I'm not a pandit. Dice di non essere un pandit. But what is the use of remembering the sloka if I don't understand that? Però dice, qual è l'utilità di ripetere gli sloka se io non li comprendo? Actually, Gurudev, you are a pandit. We don't understand this sloka. I don't understand Sanskrit. I realize, understanding, when I understand and I can share that to understand, this is pandit. Quindi il pandit è colui che realizza e comprende i versi e quindi può condividere la sua realizzazione con gli altri. Questo è essere pandit. If you don't realize, you cannot explain it. Se non realizzi, tu non gli puoi spiegare. You cannot give to the masses that other will understand crystal clear. Quindi non puoi spiegarli come invece può fare qualcun altro che ha una comprensione chiara, cristallina di questi versi. How much time? Okay, so we have a 10 more minutes. Only 10 more. Quindi rimangono solo 10 minuti. Qualcuno ha una domanda? Somebody wants to. No, nobody could ask. Madhuri Rasa want to read. Ok, se nessuno domanda possiamo fare. Madhuri Rasa può leggere. Posso fare una domanda io? Sì, Ramananda has a question. Yeah. Prima il Gurudeva ci ha spiegato che nella la vita spirituale sono tre cose importanti, no? Cioè avere chiaro l'obiettivo, avere il navigatore e poi guidare bene, saper guidare bene. Ora generalmente il problema, diciamo, è la terza cosa, no? Perché l'obiettivo mi sembra, perlomeno per chi è in connessione con Gurudeva, è chiaro qual è l'obiettivo, il navigatore funziona perfettamente, il problema è che bisogna saper guidare bene, e per quanto mi riguarda sono un disastro, faccio incidenti, finisco nei burroni, per cui se poteva dare qualche consiglio riguardo il come guidare bene, ecco. Ramananda Roy say that you spoke about that spiritual life is made from that
three things, that is objective, goal address, navigator, and we are the drivers, and how we drive. So he say that normally the objective and the navigator are not so difficult, but he say that maybe the difficult thing is about the driver, how we can drive nicely. For example, he say with very humble, he say, I, for example, I every time I'm doing crash, I'm not a good driver, I'm falling down, and so that he say about how is possible, no, to drive nicely. When the address is fixed, navigator show the way. If you fix an address, now we have to fix by the mercy of navigator my relation. How to drive is my relation. Achha. How to drive is my relation drive. Krishna is driving the chariot with the relation of the friendship to the Arjuna friends. Mother and the son. Son want to reach the mother, and mother want to reach the son. So both are driving for each other. Son also want to reach mother, and mother also want to reach the son. This is Bhaskaras. Right? Indeed. Bhakshali means mother lila. And third, the lovers drive to the lover. Beloved drive to the lover. And lover drive to the beloved. That is conjugal love. Right? Quindi praticamente Gurudev dice sì, per poter fare che il navigatore funzioni dobbiamo impostare una destinazione, quindi il nostro obiettivo fa sì che il navigatore possa iniziare a funzionare. Poi la terza cosa è la nostra relazione, quindi come noi guidiamo è la nostra relazione spirituale eterna. E questo determina il fatto di arrivare all'obiettivo. Per esempio, dice Gurudev, una madre va verso suo figlio e il figlio va verso la madre. Questa è la relazione di Vatsalya. Quindi entrambi guidano l'uno verso l'altro, o invece nella relazione coniugale l'amato va dall'amante e l'amante va verso l'amato, è reciproca. And two more levels. One is a passive. Quindi i guidatori sono due. Uno è passivo.
I have no desire, but I want to see the taxi and driver. I don't have a money to drive in taxi, but I want to see her. Altri due modi di, quindi ci sono quindi altri due modi di andare verso questo obiettivo. Uno è attraverso un guidatore passivo come in un taxi, che per esempio io non ho voglia di guidare, però mi voglio sedere e che qualcuno mi porti, mi guidi fino all'obiettivo. Tomorrow I will bring some money to drive taxi. Quindi dico, domani porterò dei soldi per il taxi. Then I will talk with the driver how much will cost. Then driver will be actively bring me there and quindi, I will pay money. Accia, quindi in questo modo porterò dei soldi, chiedo al taxista quanto mi costa il viaggio e gli do questi soldi e io mi siederò in modo passivo ed sarà lui che mi guiderà in modo attivo verso la destinazione. But I will pay the money and I have no relation with driver. Io però darò i soldi al taxista, però non avrò una relazione con lui. Understand very good, no understand that again next week. Rade. Ok, prima Gurudev, che scusate ho dimenticato, ha citato i vari modi in cui ci si può relazionare, no? E c'è anche il modo nella relazione di amicizia, come Krishna quando guida il carro di Arjuna a Kurukshetra, nella modalità dell'amicizia, come amico di Arjuna. Hello. Passive, active. But paternal, friendly, motherly, or conjugal. One driver has to be there to drive. Which relation you want to move? If not, then no movement, passive. Passive will not reach any place. Only we will go and see the driver and the car. Oh, this is old car. This is new car. No relation. No desire to go any place. I will only talk the practice and then looking the car. This is the thing. Quindi Gurudev dice, se è chiaro, quindi ci sono queste diverse relazioni di come genitori, come figli, come amici, come amanti, però deve essere chiaro che per raggiungere la destinazione ci deve essere qualcuno che guida e questa è la nostra relazione e quindi c'è chi il guidatore attivo. Quando siamo guidatori attivi possiamo raggiungere il risultato, se no c'è l'esempio del passivo, della persona passiva che vuole solo sedersi in un taxi, pagare e guardare il paesaggio, guardare se la macchina è vecchia, nuova, è come accontentarsi della filosofia. Dello studio e pensare che questa cosa ci possa portare alla Istadev è impossibile. Yeah. I no prepare anything, I no decide anything, it's flowing by mercy of my Gurudev and I share it. Quindi non ho preparato niente di questa classe e non ho deciso niente. Quello che vi ho detto è fluisce grazie alla misericordia del mio Gurudev. By mercy of Ramananda. Grazie alla misericordia di Ramananda Roy. If you don't understand, I cannot help you.
passive, active, and the real loving relation. Right? Thank you. I cannot take my Dindyal Prabhu time. He become very angry to me and stop talking with me. And I like to listen to Radha.